Ancora problemi all'acquedotto di Trapani in crisi. L'erogazione idrica per i cittadini, rafforzati i controlli dopo l'ennesimo danneggiamento agli impianti. Inviato Ernesto Oliva. Ci si adatta perché ovviamente l'attività deve andare avanti. Sappiamo che non c'è una soluzione immediata. Era tanto che non succedeva che il comune non desse acqua qua in questa zona. Da qualche giorno a Trapani l'erogazione dell'acqua necessita dell'intervento delle autobotti private. Dovrebbe arrivare un giorno sì, un giorno no, però non è così effettivamente, perché spesso ci sono problemi al condotto dell'acqua. La situazione di emergenza è causata da cronici problemi idrici e dall'ennesimo danneggiamento dell'acquedotto Bresciana nel territorio di Campobello di Mazara, che rifornisce Trapani e Misiliscemi. Si sono contati 20 episodi vandalici negli ultimi 8 mesi. Il sindaco di Trapani Tranchida chiede maggiori controlli sull'impianto. Noi abbiamo una grande preoccupazione, che non si tratta solo di furti di rame, ma il contesto territoriale, riferimenti storici, l'ambiente, ci portano a pensare che ci sia anche dell'altro che si sta muovendo in quella zona. Il tema dei continui danneggiamenti dell'acquedotto è stato discusso in prefettura. Sono stati disposti dei servizi di controllo e di osservazione, avvalendosi anche del corpo forestale che effettuerà dei servizi anche in orari notturni, con l'ausilio della Polizia Municipale di Trapani, di Castelvetrano e di Campobello. In città, intanto, le autobotti private lavorano a pieno regime. Sto scaricando 20 metri cubi. Può darsi che richiamano di nuovo, se non arriva.